Farei una differenza fra illusioni e illusioni, cioè il nostro lavoro è basato sulle illusioni, è fondato sulle illusioni. Però io credo che il frutto di questo correre verso questo mestiere di chiunque, senza nessuna preparazione molto spesso, semplicemente passando per delle scorciatoie, sia purtroppo il frutto e sia stato generato da una precisa dottrina politica. Questo tipo di televisione abbia un po' avvelenato i pozzi, diciamo. Nel senso che ha convinto chiunque che, essendo un po' furbi, un po' simpatici, e soprattutto percorrendo sempre solamente delle scorciatoie, si poteva arrivare dovunque, battendo sul tempo quegli imbecilli che studiano e che si applicano invece per farlo seriamente. E questa cosa ha creato dei danni enormi, enormi, e soprattutto ha illuso in senso negativo migliaia, centinaia di giovani che vengono vomitati nel mondo del teatro da centinaia di scuole che prima non esistevano. Quando io ho fatto la Silvio D'Amico, c'erano a Roma forse 4, 5 scuole, adesso ce ne saranno 30, 40, ed è un gran problema. E io penso che questo lavoro così bistrattato, così desiderato anche nello stesso tempo, e così utile, perché il nostro lavoro io lo considero molto utile, considero una finestra sulle emozioni di cui tutti hanno bisogno, e credo che sia dettato da una molla principale. Io credo che la molla principale del nostro lavoro, per noi che lo facciamo, sia l'urgenza. L'urgenza di raccontare qualcosa, di raccontare una storia, un punto di vista, un testo, qualsiasi cosa. Se manca questa molla, io credo che il nostro mestiere un pochino venga sgonfiato da quello che è la sua funzione. Ecco, almeno per me è così.